Il libro proveniva da Roberto, il mio agente letterario e amico ormai di vecchia data. Mi aveva avvertito il giorno prima, al telefono. Ho un'idea basata su una vecchia storia e voglio svilupparla insieme a te. Non aveva aggiunto altro, salvo il fatto che avrei ricevuto qualcosa. La casa editrice era la Tamari di Bologna, specializzata in libri di montagna, fallita anni prima e rinata in un'altra città con un nome leggermente diverso. Il colofon recitava: prima edizione 1947, L'Eroica Milano. Seconda edizione 1966, Tamari Bologna. L'Eroica, a quanto ne sapevo, era stata una casa editrice fondata da Ettore Cozzani, scrittore che aveva aderito alla Repubblica di Salò. La quarta di copertina era priva di paratesti. Il libro non conteneva una nota biografica su Benuzzi, ma sfogliando trovai una sua foto in bianco e nero. Un bell'uomo, moro, ben pettinato, occhi scuri. Camicia bianca, cravatta a rombi, giacca di tweed. Sul viso un appena percettibile velo di barba, quello che gli inglesi chiamano 5 o'clock shadow. La didascalia diceva: l'autore, Foto Bartolini, Parigi 1949. C'erano diversi inserti di illustrazioni, tutte in bianco e nero. Italiani in Africa, pantaloncini cachi e fazzoletti in testa. I nomi nelle didascalie non mi dicevano niente. Fotografie e disegni del Monte Kenya. Foto di esploratori, indigeni, manufatti Masai, un ritaglio di giornale inglese. Escaped Italian prisoners fled to Mount Kenya and hoisted the flag on Point Lenana. Su tutto spiccava la prima pagina del settimanale L'Illustrazione del Popolo, numero del 14 marzo 1943, 12 pagine, centesimi 50. Un disegno: tre alpini, con tanto di penne sui capelli, ma con le divise lacere e le barbe di molti giorni, innalzavano una sbrindellata bandiera italiana su una specie di pietraia. La didascalia diceva: tre soldati italiani riusciti a evadere dal campo di concentramento di Nairobi hanno scalato il Monte Kenya e piantato il tricolore sulla vetta più alta a oltre 5.000 metri di altezza, lasciando in una bottiglia sigillata la loro dichiarazione di fede nella vittoria. Disegno di Mario D'Antona. Soltanto due righe, ma lo avrei scoperto di lì a poco. Quasi ogni dettaglio era sbagliato. Dal mio punto di vista, un quadro poco invitante. Il primo pensiero, ricordo, fu: roba da fasci. Nondimeno, la prefazione dell'editore aveva un attacco suggestivo. Nel febbraio 1943, il Times di Londra pubblicò una notizia che aveva ripreso dalla stampa di Nairobi. Tre prigionieri di guerra italiani evasi avevano scalato il Monte Kenya, vi avevano issato una bandiera italiana e si erano quindi ripresentati nel campo. La notizia passò però quasi inosservata, anche in Italia. La gente aveva ben altre preoccupazioni. Tuttavia, un settimanale illustrato a grande tiratura si affrettò a rappresentare tre alpini in divisa regolamentare nell'atto di piantare su uno spiazzo roccioso decorato di fichi d'India o di cactus, evidentemente la vetta del Monte Kenya, un lungo palo su cui era fissato un tricolore. Le vere circostanze dell'impresa e i nomi dei protagonisti di essa rimasero sconosciuti fino al rimpatrio dei nostri prigionieri, ad un anno o due dalla fine delle ostilità. Si seppe così che erano stati tre prigionieri di guerra civili del campo di Nanuki ai piedi del colosso equatoriale, il triestino Felice Benuzzi, il genovese dottor Giovanni Balletto e Vincenzo Barsotti di Lido di Camaiore, a realizzare quell'avventura di cui si parla ancora oggi nel Kenya, a più di 20 anni di distanza, con incredulità e ammirazione. Non mi ero mai interessato di montagna. Roberto sì, e come? Era socio del CAI di Pavia. Negli anni 80 era stato più volte in Himalaya, poi con la moglie Cecilia era stato in Pamir, in Ladakh, in Caucaso, sulle Ande, sul Kilimangiaro. Cecilia, che dirigeva la casa editrice Corbaccio, curava un'importante collana di libri di montagna. Io, invece, venivo dal basso Ferrarese. Avevo un'anima di pianura, anzi di palude bonificata. Al massimo potevo dirmi un modesto esploratore di città, cultore della derive negli spazi urbani. Dunque i tre evasi erano civili, non alpini, e un civile italiano o prigioniero degli inglesi in Kenya poteva solo essere un abitante del AOI, Africa Orientale Italiana, Eritrea, Somalia ed Etiopia. Come scrittore mi ero più volte occupato di storie sepolte del Novecento, vicende legate al fascismo, alla guerra, alla resistenza. Avevo più volte sfiorato l'argomento del colonialismo italiano. Forse per questo Roberto mi aveva mandato il libro? Il triestino Felice Benuzzi.
Mi sentii incuriosito e al tempo stesso respinto. Incuriosito perché per motivi di famiglia conoscevo Trieste e la frequentavo da anni. Mi affascinavano le sue peculiarità, mi intrigava la sua storia, ormai dovevo ammetterlo, mi sentivo un po' triestino anch'io. Respinto perché avevo ben presente una certa triestina e trista retorica sulla italianità. Trieste, città irredenta e poi di confine, aveva vissuto in modo esasperato ogni fase del Novecento. Per temi come il fascismo, la guerra, l'occupazione nazista, la Shoah, la liberazione, le foibe, la memoria di Trieste era campo minato. Non potevi fare riferimento a quel periodo senza calpestare un qualche ordigno. Un triestino evaso da un campo inglese per issare un tricolore sulla seconda montagna più alta dell'Africa, beh, mi dava l'idea di un fascistone. Ma in quel caso come mai in città non l'avevo mai sentito nominare? Visti il coraggio, l'ardita beffa alla perfida Albione e l'impresa bellico-sportiva da romanzo d'avventura, perché non mi era noto come eroe locale? La destra giuliana non era certo in memoria dei propri antenati, pubblicisti antislavi, squadristi, volontari in Spagna, collaborazionisti. Anche i moderatamente famosi si erano meritati una lapide, un busto, una via intitolata o almeno uno slargo, una scalinatella, ogni tanto una cerimonia, un convegno, un manifesto appiccicato in giro. Per il lavoro che faccio, il disseppellitore di storie, queste cose mi saltano all'occhio. Eppure, quel Benuzzi non era mai entrato nel mio radar, mai coverto.